Cara Marika, non mi faccio sentire da un po', lo so. Ti ricordi quando eravamo piccole e giocavamo in giardino? Ci divertivamo a fare la famiglia e litigavamo sempre perché volevamo entrambe fare la moglie. Lo sai che sono sempre stata una romantica, eternamente innamorata dell'amore. Ho sempre desiderato una relazione esclusiva, qualcuno da chiamare amore, e tu lo sai. Ho trovato un uomo a cui dare questo nomignolo e tutto è stato come una favola e cercando di entrarci sono sparita. Il mio mondo era lui, finalmente avevo quello che avevo sempre voluto. Col tempo ho scoperto che lui è molto geloso. Ogni attimo che non ero con lui sospettava io vedessi altri ragazzi. Mi ha proposto di andare a convivere e io non potevo essere più felice. A malincuore ho dovuto lasciare mamma e papà, che avrei rivisto sempre più di rado. Eravamo molto lontani e tutto era più complicato. Lui mi ha detto di non affannarmi a cercare lavoro perché si sarebbe preso cura di me. Mi ha detto che serviva qualcuno che badasse la casa, la tenesse in ordine e cucinasse, altrimenti, tornati a casa stanchi dal lavoro, nessuno l'avrebbe fatto. Ero in una nuova città, dovevo ancora ambientarmi e così ho deciso che avrei aspettato prima di trovare un lavoro. Non conoscevo nessuno, passavo le giornate in casa cercando di distrarmi, imparando nuove ricette e tenendo sempre tutto pulito. Non mi dispiaceva come stile di vita. I mesi passavano e le mie giornate diventavano monotone da morire. E così dissi a lui di volermi iscrivere a un corso di yoga. Mi disse che dovevamo risparmiare e non buttare via i suoi soldi per i miei capricci. Le giornate iniziarono a confondersi l'una con l'altra, sempre isolata. L'unico momento in cui uscivo di casa era quello in cui andavamo a fare la spesa, sempre con tutte le precauzioni dovute all'emergenza. Non voleva che uscissi di casa da sola, diceva che in due non avremmo dimenticato nulla e che era una cosa di famiglia, che andava fatta insieme. Ho passato così tanto tempo in quelle mura che ho iniziato ad aver paura di uscire di casa senza lui. Ne avevo bisogno, lui era la mia certezza. Il pensiero di non averlo accanto mi terrorizzava. E se mi fossi persa? Avrei dovuto chiedere aiuto a qualcuno e se fosse stato un malintenzionato? Lui era diventato così tanto una colonna portante nella mia vita che ho perduto me stessa. Un giorno ho avuto un attacco di panico e sono uscita in balcone. Mi sono trovata davanti al mondo esterno, quello che non conoscevo più. Respirando a pieni polmoni, mi sembrò di riassaporare la mia vecchia vita, quella prima di lui. Mi mancavano i miei genitori, che sentivo il bisogno di vedere per assicurarmi che stessero bene. Una pandemia era in corso e io non ero accanto alle persone che mi avevano dato la vita. Ero stata in quarantena per molto più di qualche mese. Ero reclusa da anni. Ora, probabilmente se ti è arrivata questa lettera, sono al bar di fronte a casa tua. Quello che ho intenzione di frequentare ogni pomeriggio finché non ti presenterai. Non è cambiato molto da come ricordavo. È stato strano rivedere Antonietta, la solita eccentrica, con qualche ruga in più. E no, la sua passione per i fiori non è diminuita. Se un tempo sulle tazze di cioccolata c'erano i girasoli, ora vanta con orgoglio le sue tazzine con le rose. È strano per me prendere un caffè in un bar, sola, coi miei pensieri. Come una volta. Ho deciso di non dare più tutto per scontato e di riprendere in mano la mia vita. Vorrei tu ne facessi parte. Un abbraccio, Amanda.